di Natale, quale sarà il suo menù? Allora, ravioli, panzotti e poi il brasato col vino, l'arrosto con le mele, i gamberi all'inizio, basta poi, basta, formaggi a volontà. Quindi cucina genovese un po'? Sì, tradizionale. Sì, l'ho pensato, faccio i ravioli di branzino con il sugo di aderente a questi ravioli e poi faccio il carpaccio di tonno e poi faccio tante altre cose. Però siamo invitati dai miei figli. Quindi non dovete pensare al menù quest'anno? Sarà niente. Tutte e due, due figlie, uno da una parte e uno dall'altra. Avete già pensato a cosa mangerete? Di trovare qualcosa che potrebbe essere interessante, speriamo bene, altrimenti se no facciamo digiuno. Ma siamo un po' indecisi perché ho mia figlia che deve partorire, quindi forse nascerà proprio domani, o tra oggi e domani, quindi non sappiamo questo. C'è il rischio che non si faccia il pranzo. Bravo, ecco, si mangia qualcosa così, va bene? È rischioso quest'anno, è rischioso. Ecco, come si chiama questo? Si chiama cuccia. E cosa, come viene preparato? Qualcuno fa con riso, qualcuno mette altra roba, tante noci mettiamo, tanti frutti secchi, un po' dolce sta cosa, con miele aggiungiamo, buona. È un piatto unico? Sì, però abbiamo in realtà tanti tipi di piatti, però questa più tradizionale, più nazionale. Di dove sei tu? Ucraina. Di preciso? Città Aktyrka, piccola città, questa più vicino a Kharkov. Farò un po' di polpettone, un po' da... di pasti misti, sì. Il dolce? E il dolce, allora, mia sorella fa i tartufi di cioccolato. Io faccio un'ananas ripiena, che piace tanto a mio figlio, il panettone regalato e poi le noci, insomma tutto quello che serve per il pranzo di Natale. Ha già pensato al menù lei? No, sono ancora. Pensa un po'. Non ha nessuna idea? Anche perché sono ospite, quindi. Okay. Quali sono i piatti tipici che non devono mancare in tavola? Noi siamo di Salerno, quindi pesce, tutto a base di pesce la vigilia e poi il giorno dopo carne. Quindi la frittura o il pesce al sale, spaghetti con le vongole e quindi faremo la stessa cosa qua se stiamo bene, nel senso che non dobbiamo correre in ospedale. Per portate la tradizione campana anche qui a Genova. Sì, pure qui. Sì, sì. Trasferiamo qualcosa pure qui a Genova e portiamo qualcosa poi giù da Genova. Qual è un piatto che secondo lei non può mancare in tavola a Natale? La pace, la pace, la tranquillità nelle famiglie.